Siamo con Marta Bassini in occasione della presentazione del libro Oro Bianco alla Sala Consigliare a Borgo San Dalmazzo. Intanto la prima cosa che volevo chiederti è proprio legata alle Olimpiadi, ci hai un po' raccontato anche quelle che sono state le emozioni. Ma è vero che sul però cancelletto di partenza poi ti sembra di gareggiare magari tutti i giorni, insomma? Sì, se io ripenso alla gara proprio di per sé, alla fine è una gara come un'altra, quindi chiaro che nell'occasione delle Olimpiadi, quindi magari sì, ci sono più tensioni o comunque gestita in modo diverso, però quando tu sei lì alla fine è una gara come un'altra, c'è il cancelletto, ci sono le porte, ci sei tu, ci sono i tuoi sci, quindi devi partire e andare. C'è più l'ambiente intorno magari che è particolare. Sì, esatto, cambia tutto quello che è il contorno, da come abbiamo vissuto prima nel villaggio olimpico, come raccontavo prima che è diverso, vedi questi atleti che vanno e vengono, che è diverso da solito perché noi siamo abituati a stare in hotel con le solite ragazze e basta. Cosa significa per te partecipare a un evento insieme a un atleta che ha fatto la storia dello sci, dello sport invernale italiano, peraltro la più medagliata tra le italiane come Stefania Belmondo? Ti piacerebbe un giorno magari tra 20 anni essere tu al posto suo? È sicuro, è un sogno, anche perché vorrebbe dire vincere tutto quello che ha vinto lei, almeno è un mito, e quindi io chiaro che ci metto del mio, mi alleno tutti i giorni per arrivare a dare il massimo ogni gara e per accogliere i risultati migliori che possano arrivare. C'è una curiosità, parlando un attimo del presente e quindi del futuro, di quella che sarà la stagione, non fai parte quest'anno del gruppo polivalenti ma delle discipline tecniche, come mai questa decisione? Cioè, ti concentrerai più sul gigante speciale? Ma perché fondamentalmente è solo sulla carta, detto così, che non c'è più stato il gruppo polivalenti se non Gogge Brignone, che le due elite, e quindi hanno rifatto il gruppo di discesa e discipline tecniche. Quindi io sono discipline tecniche, però per dire adesso già a fine giugno vado a sciare, la prima uscita che la faccio è con Rulfi e quindi con Gogge Brignone, con le altre. Quindi hai trovato il tuo vecchio allenatore del sì, comitato, quindi sei felice? Sono felicissima che ci sia lui in squadra, Fabri, e quindi secondo me si può fare proprio ancora un bel lavoro, anche perché con lui sono andata, sono sempre trovata bene, se avevo bisogno lo sentivo, quindi averlo lì in squadra, poter fare l'allenamento con lui, preparare anche tutto quello proprio tecnicamente sui ghiacciai o cosa con lui è una buona cosa per me, infatti sono felicissima. L'ultima cosa invece è fuori un attimo anche da te, no? Però vorrei chiederti cosa significherà gareggiare senza Manuela Volghi, che insomma per voi era un po' una sorella maggiore. Sì, poi per me è stata veramente speciale la Manu, io l'ho adorata, perché da quando sono entrata in squadra il primo anno c'erano lei, la Costanza, la Cortone, sono tutte molto più grandi di me, però mi hanno presa sotto l'ala, in special modo proprio la Manu, quindi ci siamo legate tanto. Infatti l'anno scorso quando eravamo ad Ore, che doveva fare la sua ultima gara, lasciarmi, è salito proprio un po' un senso di tristezza, dire cavolo, il prossimo anno non c'è più, anche perché lei comunque ti metteva di buon umore, poi che ne so, anche stare, cioè non stavo mai in camera con lei, però magari di sera andavo, mi facevo fare le trecce, proprio cose così semplici, normali, sì. Grazie mille. Grazie.